Signore, fonte d'amore, per grazia mi salvò. I miei peccati e gli amati col sangue che versò. Benedetto tu sei, alleluia. Amen, amen. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro dell'Esodo, capitolo 15. Non leggerò tutto il canto trionfale di Israele, ma solo i primi due versi. Ma questa lettura sarebbe buono, puoi farla anche a casa. Sono parole che Mosè insieme a tutto Israele avranno per esaltare il Signore per il grande miracolo che egli aveva fatto. Ma ci soffermeremo su un aspetto importante della grazia di Dio. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore perché è sommamente glorioso. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Il Signore è la mia forza, è l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questi è il mio Dio. Io lo glorificherò. È il Dio di mio padre. Io lo esalterò. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. Il Signore è la mia forza, così esclamava Mosè insieme a tutto il popolo di Israele, quando in un momento terribile all'uscita del paese d'Egitto si videro la strada sbarrata, la via per la quale loro stavano uscendo dal paese d'Egitto per il Mar Rosso. Incontrarono il Mar Rosso, ma non fu solo quello l'impedimento che trovarono sulla via. Li stavano raggiungendo, si vedeva dietro di loro il nemico che voleva distruggerli, sterminarli. Ma sappiamo bene, conosciamo bene la storia, il Signore con la sua potenza aprì il mare e diede libero passaggio al popolo di Israele. E il popolo poteva
così affermare che in un momento di svilimento, in un momento di scoraggiamento, in un momento dove le forze venivano meno, potevano dire, e lo vogliamo dire anche oggi, il Signore è la mia forza. La parola di Dio in Primo Cronache, capitolo 16, verso 11, ci incoraggia a cercare al Signore questa forza. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Noi sappiamo, fratelli e sorelle, che ci troviamo in un combattimento, la nostra vita è un combattimento spirituale. Colossesi 2:1, desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno visto di persona. E noi sappiamo che questo combattimento non è contro sangue e carne, ma è contro i principati. Amen. Contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Un combattimento alla quale non possiamo assolutamente pensare di appoggiarci esclusivamente sulle nostre forze. Sappiamo, e noi credenti credo che l'abbiamo compreso molto bene, l'abbiamo sperimentato, che senza il Signore non possiamo fare nulla. Del resto lo dirà Gesù ai suoi discepoli: senza di me non potete fare nulla. Abbiamo bisogno del nostro Signore per poter vivere una fede sincera, forte, concreta in Dio e poter restare in piedi sotto gli attacchi dell'avversario delle anime nostre. Ma ci fu un uomo, un re, dove egli sostenne che si fece forza da sé. Egli commise un grave peccato davanti al Signore, sto parlando di Saul, quando offrì quell'olocausto e non toccava a lui offrirlo, ma doveva aspettare il profeta Samuele. Ed egli dirà queste parole, seguiamole con attenzione, affinché davvero possiamo comprendere che noi abbiamo bisogno del Signore per acquistare nuove forze. Primo Samuele 13, 11 e 12. Arrivò Samuele quando ormai aveva offerto l'olocausto Saul, ma Samuele gli disse: che hai fatto? Saul rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i filistei erano radunati a Michmas, mi sono detto, ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Oh, fratelli e sorelle, quando pensiamo di farcela da soli, quando siamo noi a dirci le cose, quando siamo noi a pensare quello che è giusto e sbagliato davanti al Signore, senza che apriamo la parola del Signore, senza che dipendiamo da essa, senza che gli diamo l'autorevolezza che gli spetta, le condizioni diventano simili a quelli di Saul. Mi sono detto, mi sono fatto forza. Peccò gravemente contro il Signore. Fu preso dall'angoscia, dalla paura. Abbiamo ascoltato quali furono le sue inquietudini, le sue incertezze. Dalla parola di Dio apprendiamo molto bene. Seguiamo questi versi, preferisco elencare questi versi affinché possano rimanerci impressi e possano questi versi davvero essere conferma alla parola che stiamo ascoltando. Romani 5:6. Infatti, mentre eravamo ancora senza forze, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Eravamo senza forze.
Il motivo di questa mancanza di forze era perché qualcun altro ci dominava. Eravamo oppressi dall'avversario delle anime nostre. Abbiamo cantato libero. Siamo liberi, fratelli e sorelle, ma un tempo non eravamo liberi. Eravamo sotto il peso e il fardello del peccato. Eravamo oppressi nei pensieri, eravamo tristi, non avevamo sperimentato la gioia della salvezza, non avevamo sperimentato la gioia della comunione col Signore, questa meravigliosa libertà, eravamo senza forze. Ma Cristo è morto per noi, empi, che vivevamo senza Dio, dove Dio in quel tempo era l'ultimo forse dei nostri pensieri. Ma adesso la croce è davanti a noi e da Cristo noi possiamo attingere continuamente nuove forze per affrontare le sfide che si presenteranno e che si presentano davanti al nostro cammino, nuove forze per poter affrontare la tentazione, nuove forze per poter dire no al peccato, nuove forze per poter implorare, supplicare il Signore in un momento di scoraggiamento, in un momento di turbamento, nuove forze. Noi possiamo acquisire alla presenza di Dio. Chi non ha passato momenti di grande spossatezza? Lì in quel momento Mosè non aveva una risposta lì pronta sul da farsi. Cosa doveva fare Mosè quando il popolo iniziava a mormorare, preso dall'amarezza, dallo scoraggiamento, non vedeva una via d'uscita? Cosa doveva fare Mosè? Fece la cosa più saggia, cercò il Signore, lo implorò e il Signore gli diede la forza. Il Signore ci dà la forza, fratelli e sorelle, ci sostiene. Egli è colui che ci aiuta, ci porta avanti. Davide, quando vide il risultato della generosità del popolo di Israele quando ebbe intenzione di costruire il Tempio. Non fu lui che lo costruì, certamente il Signore gli diede questo compito a Salomone, ma lui si prodigò affinché il figlio potesse avere il necessario per poter costruire quel Tempio. E anche egli manifestò un ringraziamento di cuore al Signore. Primo Cronache, capitolo 29, verso 12. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu signoreggi su tutto. In tua mano sono la forza e la potenza. E sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni cosa. Il Signore è colui che rende forte i più umili, coloro che non hanno più forza, coloro che sono stanchi di lottare a causa di una prova che si prolunga nel tempo. Il Signore dà forza a coloro che sono sopraffatti dalla timidezza e hanno il timore, forse qui tra i credenti stessi, di parlare di Cristo Gesù, di parlare della croce. Quanto è prezioso, quanto è importante questo, è attuale questo messaggio oggi. L'Apostolo Paolo dirà: noi predichiamo Cristo crocifisso. Sì, è per i giudei non è gradito, non è accettato questo messaggio, è uno scandalo, per i gentili è pazzia, ma essa è potenza di Dio sia per i greci che per i giudei, per la salvezza dell'anima. Questo messaggio non è obsoleto, non è vecchio, non è un messaggio che appartiene al passato. È un messaggio più che mai attuale. Cristo salva, Cristo libera, Cristo ti rialza, Cristo ti vuole rialzare, ti vuole dare nuova forza. Salmo 28, verso 7. Il Signore è la mia forza, è il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso.
Perciò il mio cuore esulta. Io lo celebrerò con il mio canto. Qui il salmista, a distanza di alcuni secoli dal cantico di Mosè, vedete, userà parole simili e dirà: io ho invocato il Signore. Il Signore è la mia forza, mi ha risposto. E noi non vogliamo trascurare questo grande bisogno. Non possiamo non invocare il Signore. Non possiamo dire: queste cose le posso gestire io con le forze residue, con la mia audacia, con il mio saper fare, potrò aggiustare, sistemare. Io non ho bisogno di nulla, c'è qualcuno che sostiene sempre. Io mi sono fatto da solo, io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, è vero, conoscete persone che ragionano in questo modo, ma chi è che ti dà la vita? Chi ti dà il respiro? Chi ti sostiene con fedeltà, nonostante quello che sei? Il Signore è il mio soccorso, il Signore è e sarà sempre la mia forza. Voglio leggervi questi versi che dichiarano come è questa forza che ci aiuta a svolgere il nostro combattimento spirituale, quella del Signore. Amen, fratelli e sorelle. Colossesi 1,29, è l'Apostolo Paolo che scrive e dirà questo: a questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Efesini 6,10, del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. E ancora secondo Timoteo 1,7, Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Il Signore ci ha fornito, ci ha equipaggiati. E se ci manca qualcosa, fratelli e sorelle, il Signore, che è così buono, generoso, pieno d'amore, non ci donerà Egli forse quello di cui abbiamo bisogno? Stiamo combattendo un combattimento spirituale. E quando si combatte il combattimento, quando si è nel campo di battaglia, vi assicuro che le forze vengono meno. E mi rivolgo a tutti coloro che stanno servendo il Signore, che si stanno impegnando con tutto il cuore per essere una luce in questo mondo e una testimonianza vera, reale. Aspettiamoci, fratelli, più ci diamo per il Signore, più lo serviamo, più siamo zelanti, più preghiamo il Signore, più saremo combattuti. Oh, certamente qualcuno potrà dire: ma fratello, quello che dici è scoraggiante. Allora preferisco starmene fermo, da parte. Ma non vedrai la gloriosa forza e potenza del Signore, che si manifesta puntuale nel momento opportuno. Non vedrai il Signore all'opera, non sentirai la gioia per poterlo poi esultare con tutto il cuore, lodare come fece Mosè. Se Mosè non avesse incontrato quel mare chiuso, quel mare davanti a sé, insieme al popolo di Israele, e non avesse visto quel nemico che lo rincorreva, avrebbe sperimentato mai la potenza di Dio? Se sotto gli occhi di Davide egli poté vedere un'opera straordinaria, una generosità straordinaria da parte di tutto il popolo, e vide che il popolo offriva più e offrì più di quello che era necessario per la costruzione del Tempio, a tal punto che egli disse: basta, basta, non abbiamo più dove riporre i beni. Non è questa la forza che viene dal Signore. Siamo in un combattimento spirituale, fratelli e sorelle, e noi
vogliamo con tutto il cuore onorare, servire il Signore. Vogliamo essere presenti sul campo di battaglia, fiduciosi che non ci mancheranno mai le forze. I giovani vengono meno, Isaia capitolo 40. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile. Hai bisogno di forze. Forse, semplicemente forze per pregare di più il Signore, per cercarlo. Forse forze che ti stanno venendo meno nel servizio cristiano. Nell'arco della mia vita, e io non ne sono esente, ve lo assicuro, ho sentito tante volte, volevo lasciare tutto, volevo mollare tutto. Non ho più forza, non ho più stimoli. Se qualcuno dovesse sentirsi in questo modo, cerca il Signore con tutto il cuore. E un giorno anche tu potrai dire, forse proprio prima di uscire da questo luogo, pensavo di non farcela più. Pensavo di aver esaurito tutte le mie forze, ma il Signore mi ha ridato nuove forze. Se qualcuno non ha la forza di invocare il Signore per la paura, per la timidezza, o forse per quello che diranno gli altri, se accetto Gesù nel mio cuore, quali saranno i cambiamenti della mia vita? Mi accetteranno gli altri? Cosa diranno di me? Cosa penseranno? Sarò ancora gradito agli altri? Forse ai familiari, ai parenti, agli amici? Chi potrà sostituire Gesù nella tua vita, nel tuo cuore? Un tuo parente, un tuo amico? Una tua amica? Una persona anche influente? Nessuno può sostituirlo. Egli si è dato sulla croce, mentre noi eravamo senza forze, eravamo empi, morti nei falli e nei peccati. Ed oggi abbiamo questa libertà di poterci presentare davanti al Signore. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gesù è la nostra forza. Gesù è la nostra speranza. Gesù è colui che ci rialza il capo. Gesù è colui che ci sussurra. Non mollare, non ti stancare, continua ad andare avanti. Gesù è colui che ci fa vedere il traguardo, l'obiettivo. Egli sta per tornare e tornerà col premio alla mano. Gesù è colui che sostiene le chiese. Alleluia, gloria al tuo nome. Con una parola potente, efficace. Gesù è colui che sta in mezzo ai candelabri. Alleluia, gloria al tuo nome. E in mezzo alla sua chiesa. Egli è colui che la pasce. Egli è colui che se ne prende cura, alleluia. Egli è il buon pastore. Non è mai venuto meno nel corso dei secoli e non verrà soprattutto meno in questa ultima generazione. Il Signore è alle porte. Continuerà a essere il buon pastore, a prendersi cura dell'anima nostra. Continuerà a caricarci sulle sue spalle. Il Signore è colui che ci darà forza per poter andare avanti. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Thank you.
Grazie.